tutti, molti sicuramente mi conoscono, sono il sindaco di Torricella Verzate. Benvenuti a tutti a questa presentazione di un libro dell'amico e ex collega in giunta a Torricella Gianni Zanotti, che per me, sindaco che rappresenta una comunità, è un onore avere uno scrittore nel territorio, poi oltretutto un amico con cui abbiamo diviso 5 anni di amministrazione, quindi a maggior ragione. Ringrazio i partecipanti, mi ha detto di non dirlo, ma comunque il senatore Pizzinato. Prima mi ha sollecitato a dargli del tuo addirittura, ma è solo per una questione di rispetto d'età, non per altro. Il consigliere regionale Giuseppe Villani, la moderatrice Paola Baiocchi. La signora Anna Capaccioli, che ha seguito giusto la stesura del postfazione. Esatto. E la psicologa Samantha Burrato. Bene, quindi possiamo iniziare. Lascio la parola alla signora. Grazie ancora di essere qui oggi. Grazie. Grazie a te, Gianni. Grazie sindaco. Buonasera, sono Paola Baiocchi, sono un'amica di Gianni e Claudia e occasionalmente qui rappresento la casa editrice Carmignani, che anche questa è la casa editrice di una giovanissima, che è una ragazza che non è qui stasera perché è mamma di un bimbo di un anno, quindi mentre sta traslocando e sta preparando la partecipazione al Pisa Book Festival dei primi di novembre, non ce l'ha fatta essere anche qui, quindi ha delegato me, però non è un caso se sono qui, perché è questa esperienza di questo libro bellissimo, si vede anche dalla partecipazione che c'è stasera, scritto da una persona particolare, particolarmente importante, è nata da una conversazione qualche anno fa qui a casa di Gianni e Claudia, qui a Torricella. Siamo venuti a trovare questa coppia e Gianni e Claudia ci hanno letto dei capitoli del libro. Ci siamo innamorati immediatamente di questo racconto così tondo, così semplice, però allo stesso tempo così pieno di storia diretta e di storia, quella con la S maiuscola, cioè della storia d'Italia, che abbiamo spinto molto perché Gianni proseguisse in questo suo progetto fino ad arrivare all'edizione che abbiamo appunto curato nel corso di quest'estate e che è arrivata questa oggi fra le vostre mani. Questo libro lo spiegheranno poi tutti gli altri nelle sue particolarità, insomma è stato letto da tutti i presenti con molta partecipazione e aggiungeranno loro altre cose. Io voglio solo sottolineare una cosa: se siamo qui è perché c'è un'amicizia fortissima fra un gruppo di persone che qui sono presenti in larga parte e sono nate, è un'amicizia nata sul posto di lavoro, in fabbrica, nata sugli Innocenti, all'interno di questa grande fabbrica e delle lotte importantissime che ci sono state all'interno di questa fabbrica nel 1975, negli anni 70. Queste persone che tutt'oggi si vedono a così tanti anni di distanza hanno un'amicizia fortissima ed è, per me che sono stata un'osservatrice di questa amicizia, è veramente cementata, è fatta col cemento. Queste persone quando si ritrovano ogni volta è come se si fossero lasciati il giorno prima, cioè hanno argomenti, una solidarietà di base grandissima, nata appunto nelle lotte di fabbrica. Io mi fermo qui, ora c'è una scaletta densa perché vorremmo dare la parola a Antonio Pizzinato,
che all'epoca dei Fatti degli Innocenti era segretario della Federazione dei Metalmeccanici, Federazione Unitaria dei Metalmeccanici, e che ha seguito molto bene da vicino le cose e ha un suo occhio particolare su tutta la vicenda. Poi la parola passerà a Gianni, quindi dopo Antonio Pizzinato scalda i muscoli, Gianni tocca a te. Pronti? Buongiorno, grazie per l'invito. Sono lieto di essere qui con voi, in particolare con Gianni, con la famiglia, perché questo libro, come veniva ricordato adesso, è scritto con semplicità, ma contemporaneamente fa vivere la vita di lavoro in fabbrica, la famiglia, e contemporaneamente, scusatevi, lo sottolineo questo, consente in particolare alle nuove generazioni di conoscere come si sono costruiti, conquistati diritti, contemporaneamente una coesione sociale, un'equità sociale, e operare in una nuova stagione di fronte a profondi cambiamenti economici e produttivi in Italia, in Europa e nel mondo, che però sono accompagnati da una rimessa in discussione di diritti, dei trattamenti e delle condizioni. E con una grande differenza rispetto a quegli anni descritti da Zanotti, quelle battaglie, alla solidarietà e alla coesione che vi era tra i lavoratori, che è cosa ben diversa rispetto ad oggi. Si poteva avere opinioni profondamente diverse dal punto di vista politico, ma quando uno che lavorava nello stesso reparto, nello stesso ufficio, nella stessa squadra, se aveva dei problemi, tutti quanti si preoccupavano: come possiamo aiutarti? Come possiamo contribuire a farti uscire da questa condizione? E era grazie a questo fatto che si è partiti, si è riusciti a ripartire dopo un decennio di non risultati e di arretramenti anche su certi aspetti, e contemporaneamente costruire un percorso che ha portato a rendere concreti e operativi alcuni principi e valori presenti nella Costituzione, che è nata dalla resistenza e dai valori che è stata la loro base. Certo, vi è, permettetemi prima, vedo dove è scappato il sindaco, perché non volevo prima fare osservazioni sulle... La mia esperienza parte da una cosa che è molto simile, se volete, anch'io, quella di Gianni, con una piccola differenza, che io molto più giovane, appena compiuto 14 anni, andai a Milano, non con la famiglia, con una cugina, e incominciai a lavorare in fabbrica. Lui fu eletto delegato
e i delegati a loro non c'erano quando io ero in fabbrica, mi elessero giovanissimo in commissione interna e mi trovai a fare le lotte degli anni 50 che anticiparono. E poi via via, non sto a raccontare la mia esperienza, che dobbiamo parlare invece dei contenuti del libro di Gianni e fare una riflessione su quello. Dico solo un dato: tra qualche mese, con l'anno prossimo, sono 70 anni da quando è entrato in fabbrica e mi sono iscritto al sindacato. Credo che basti questo. Sono stati nel sindacato, sono stati nel partito, sono state alla Camera, al Senato, al governo, perché sono fatto parte anche del primo governo Prodi, e via via, formato dai partigiani della Repubblica del Cansiglio, perché ero un ragazzino, ma lì erano migliaia di partigiani che combatterono e conquistarono la liberazione. Terminata l'attività, il Parlamento ha pensato che era mio dovere dare un contributo, quindi dire sì alla richiesta dei partigiani, e da allora opero nell'associazione dei partigiani. Scusatemi, ho voluto sottolineare questo perché più che senatore considero più importante l'esperienza fatta e vissuta, e che continuo a vivere quel mondo del lavoro. Vi è un dato che si fa vivere Gianni: l'esperienza di arrivare a Milano e fare i primi anni di vita assieme degli studenti, e quindi contemporaneamente avere un confronto politico che non era con la sua attività di freelance fotografo, ma quella con gli studenti e contemporaneamente con le battaglie politiche che si erano aperte nel movimento studentesco, nelle università, nel paese, nei confronti del... E poi successivamente l'esperienza all'Innocenzo. Se mi permettete, prima di fare un attimo di riflessione su quella esperienza, è che lui è entrato in fabbrica avendo fatto anche sulla base della vita vissuta assieme agli studenti del movimento studentesco milanese. A quella esperienza è entrato in fabbrica, fu eletto delegato, che era il passaggio e quindi la battaglia per la conquista dei diritti. Vorrei a questo riguardo ricordare, perché spesso si dimentica, non si fa vivere. Passato il 48, rotta l'unità sindacale, non è che i rinnovi contrattuali avvenivano, si trasformavano in diritti i principi fissati nella Costituzione, perché le porte o le portinerie delle fabbriche erano chiuse alla Costituzione. Fu partendo dalla trasformazione delle vecchie forme di lavoro al fordismo, all'automatismo, alle linee, alle catene di montaggio, e contemporaneamente alle condizioni di intreccio. Gianni era uno, Antonio è stato un altro, ma in Lombardia in quegli anni sono 2 milioni quelli che, partiti da varie realtà, dalla Sicilia al Friuli, sono arrivati in Lombardia e sono entrati in fabbrica. Erano condizioni che, rispetto all'esperienza di ognuno, in particolare della campagna, era profondamente diverso. Ma c'è un momento in cui
Scusate, io spengo il mio. Era il momento in cui non si era come persone che si definivano i tempi, le modalità con cui ci si muoveva sul lavoro, ma la nostra vita per 8 o 9 ore al giorno minimo era condizionata dalle macchine, dai tempi che ci fissavano le macchine, dai ritmi con cui passavano le catene oppure i tappeti, e assieme di lavorazione di montaggio. Conquistare delle condizioni che consentissero almeno di vivere non era semplice. Se mi permettete, racconto un'esperienza. Io lavoravo in una fabbrica dove la maggioranza erano donne, la Borletti, è conosciuto più per le macchine per cucire Borletti Punti Perfetti. Anche nel frattempo, in quegli anni, anni 50, si misero le catene, le linee di montaggio e primo aspetto era quello delle condizioni di vita che, siccome non potevi abbandonare il posto di lavoro neanche quando avevi bisogni fisiologici, incominciò la lotta da parte delle donne. Se permettetemi di raccontare questo così. E mi ricordo che dopo giorni di sciopero che avevano effettuato, l'azienda ci disse: c'è una soluzione, 2 pause giornaliere, dalle 10 alle 10 e 10, dalle 15 alle 15 e 10, in modo che, e mi ricordo che andai, qualità di componente della commissione interna, a tenere l'assemblea, a illustrare il reparto, quali che erano i risultati. Parto da questo, c'erano i premi, gli aumenti. Immediatamente dico: allora noi pensiamo che, come pensiamo che? Ma te sei proprio in bagaglio, te capisci niente. Perché ti tenete in bagno a orari fissi. E quindi non si può fare un accordo del genere. Non si può non tener conto di quelle che sono le nostre condizioni di lavoro. E dice: fino a quando non cambiate, noi dobbiamo aver garantito i sostituti in qualsiasi momento del giorno. Dobbiamo essere garantiti perché quando portiamo qui i bambini dobbiamo dargli il latte. Dobbiamo essere in condizioni anche di salvaguardarci, eccetera. Fu la prima esperienza che ebbi della battaglia per la tutela della salute e delle condizioni di lavoro. È assicurato oggi? Ho seri dubbi, poi ne parlo un attimo. Ma da quella esperienza si arrivò rapidamente a un'altra esperienza, che è quella degli elettromeccanici. Siccome si era fatto l'accordo con la Confindustria che per i siderurgici c'erano state 2 ore di riduzione d'orario di lavoro a parità di retribuzione, si chiedeva, l'elettromeccanica era il settore che più si era sviluppato in quella fase, che vi fosse la riduzione del lavoro, il premio, la contrattazione delle condizioni di lavoro. La risposta della Confindustria fu: disse no, noi non trattiamo. Incominciò la lotta e si presentò la piattaforma in ogni fabbrica. Andò avanti mesi quella lotta. Fondamentalmente fu una cosa milanese e in qualche azienda lombarda e solo nelle partecipazioni statali di Genova. Però gli scioperi continuarono assieme a manifestazioni. E si fece la commissione della scure, che controllava in ogni azienda se quelle che erano le proposte di accordo corrispondevano a quella che era la piattaforma generale. Tant'è che portò in più di un'azienda ad andare avanti la battaglia, anche se vi erano dei membri di commissione interna che dicevano: abbiamo già fatto tante di quelle ore, stiamo andando verso le 200 ore di sciopero, bisogna smetterlo, bisogna fermare l'accordo. Fu una battaglia che diede l'avvio
a un processo di unità dopo la rottura che c'era stata nel 1948 e contemporaneamente agli obiettivi, e portò alla stagione del contratto del 1962, di cui nel volume si parla. Ma siccome l'ho già fatta per questa parte già lunga, quello del 62, 208 ore di sciopero continuati, portò per la prima volta a fare il contratto con le partecipazioni statali e con la Confindustria, perché non c'era la Federmeccanica allora, e portò ai risultati: riduzione dell'orario di lavoro, riconoscimento del ruolo del sindacato e via. Sulla base di quella esperienza, ricordo che i meccanici, esperienza vale ugualmente per i tessili ma non per tutte le categorie, 62, 65, 68, 72, 75, sono 5 rinnovi contrattuali, oltre che le conquiste sociali, che porta a cambiare la nostra vita. Prima si era un impiegato, a partire dal 47, l'impiegato aveva 40 ore a settimana, ma se era un operaio siderurgico o mobile, 48, perché il tuo lavoro dell'operaio era più leggero. È evidente che se era un impiegato, siccome eri tutto affaticato, avevi diritto a un mese di ferie retribuite. Se eri un operaio, una settimana. Potrei continuare. Si portò con quei 5 contratti a un cambiamento che trasformò i rapporti di lavoro. Le 40 ore per tutti, il mese di ferie per tutti. Basta la differenziazione fra maschio e femmina e età e giovani per quanto riguarda le qualifiche, l'inquadramento unico, che quindi faceva fare il primo passo in avanti decisivo, e contemporaneamente il diritto alla contrattazione sindacale aziendale integrativa del contratto nazionale, il diritto di eleggere i rappresentanti dei lavoratori, cioè i consigli di fabbrica, fra gli operai, fra gli impiegati, il diritto ad avere 150 ore, chi non aveva fatto le medie, per andare a recuperare l'insegnamento, e contemporaneamente sul piano sociale la conquista dello Statuto dei diritti dei lavoratori. 30 maggio 1970, finalmente la Costituzione approvata nel 1948, entra in fabbrica, perché vengono riconosciuti i diritti. Contemporaneamente si fa il grande salto, e siamo un po' prima, dovremmo spesso ricordarlo: se non avevo il libretto della mutua non avevo diritto all'assistenza sanitaria, non avevo il diritto nemmeno alla visita medica, ma per avere il libretto sanitario dovevo lavorare. Io ero l'unico che aveva il libretto di lavoro col mio, cioè il libretto sanitario col mio, avevano diritto 9 persone, perché erano i 7 fratelli più padre, madre e nonno. Ma se non l'avessi avuto nemmeno io quel rapporto, non si aveva questo diritto. La battaglia è stata più lunga su questo, fino al 1978. Ma negli anni 70 abbiamo incominciato a fare la prima battaglia per quanto riguarda le pensioni. Si è incominciato a costruire un sistema diverso. Cioè, solo 15 anni, 60-75, in cui l'Italia è cambiata economicamente. La Lombardia aveva 2 milioni di emigrati interni al paese, ma nel contempo era cambiata dal punto di vista dei diritti, delle condizioni, eccetera. L'ho fatto molto schematicamente, ma è il cambiamento profondo che ha fatto fare. Allora, si apre in quella fase, il libro ce la fa vivere,
Gianni l'ha vissuto anche lui in fabbrica, è che si inizia una nuova fase per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, per quanto riguarda l'occupazione, per quanto riguarda i rapporti internazionali. Prima, per brevità, non ho parlato dell'Europa, della comunità economica del carbone e dell'acciaio e via via. Nel tempo che lui cambia, è lavoratore degli innocenti, allora non si chiamava Leila, sono innocenti, la Leila c'era in un settore perché, non avendo aderito alla comunità economica europea, per vendere le tue macchine dovevi pagare le tasse all'Italia. In quegli anni la Leila aderisce anche lei alla comunità economica europea, non deve più pagare le tasse. Immediatamente cosa ci troviamo di fronte? Che la Leila dice: io voglio vendere la mia fabbrica, perché a questo punto non pago più le tasse, non faccio più fare il montaggio delle mie auto alla Brate. Innocenti aveva tanti reparti, ma vuol chiudere la fabbrica, vuol venderla. A luglio dice: tutti in mobilità. E ricordo che facendo, perché nel frattempo anch'io avevo cambiato la responsabilità, ero il segretario provinciale, diventato il segretario proprio in quei mesi, segretario provinciale della FIOM, e decidemmo di sabato la prima grande iniziativa contro gli orientamenti della lei. Partimmo da Lambrate e andammo fino in Piazza del Duomo, dove anche con la presenza del sindaco Agnasi si disse: non consentiremo alla Leila di muoversi in queste direzioni. Era l'inizio. Però, rientrati dalle ferie, non solo non avevamo avuto un passo indietro, ma mentre eravamo a Roma a fare una trattativa con il ministro dell'industria, il ministro del lavoro, le confederazioni sindacali, oltre che i sindacati di categoria, la Leila inviò le lettere di licenziamento a tutti i 1700 lavoratori. Ricordo che rientrammo al mattino presto, facemmo l'assemblea e assumemmo una decisione storica. Dobbiamo fare in modo che non portino via le macchine, non smontino le catene, dobbiamo fare in modo che vi sia la presenza nostra, ma se diciamo che è l'occupazione va a finire che magari ci mandano qui e ci cacciano via tutti. Allora decidemmo che il nostro era un presidio con i lavoratori della Leila, un presidio giorno e notte, senza interruzioni, tutti i giorni, fino a quando il governo, la Leila, non si sarebbe raggiunto l'accordo. Facile a dire, siamo partiti, passavano le settimane e i mesi, ma la prima difficoltà, carissime e carissimi, era questa. Dopo il primo giorno, lei ha deciso di chiudere, ha incominciato a chiudere la mensa. Fare il presidio giorno e notte vuol dire garantire il pasto a mezzogiorno e alla sera, altrimenti come fanno a stare qui a fare il presidio? E quindi il primo confronto nei confronti del Comune di Milano, che attraverso i suoi servizi sociali arrivava con i furgoni e ci portava i pasti mezzogiorno e sera. Eh sì, ma siccome non c'è per tutti la cassa integrazione, c'è chi è qui a fare il presidio giorno e notte ma non c'è una lira, come fa a cantare? Non era semplice, era come raccogliere i finanziamenti che ci consentissero di garantire non solo ai pasti, ai mariti che fondamentalmente erano uomini allora,
che è dato per quanto riguarda i pasti, ma come realizzare il sostegno finanziario? Possiamo dimenticare il grande rapporto che stabilimmo con la Curia, con l'Arcivescovado di Milano? La Chiesa fece una scelta e disse, si rivolse a tutte le parrocchie, almeno per un paio di domeniche, quando fate messa, alla fine dovete raccogliere i soldi, fare la sottoscrizione, non l'elemosina per la Chiesa, ma la sottoscrizione per i lavoratori e gli innocenti che sono in difesa dell'occupazione. E avremmo una grande mobilitazione, non solo, ma tant'è che il Cardinale di Milano venne agli innocenti a fare la messa di Natale, che vi era un continuo rapporto. Bisognava rapportarsi con la città, che ci aiutasse. Come dimenticare il ruolo dei pittori, degli scultori, degli artisti? Donarono centinaia di quadri, decine e decine di sculture, facemmo la mostra che era a sostegno, ma contemporaneamente operarono per vendere quelle opere e tutti i ricavati erano a sostegno dei lavoratori innocenti.